Ammonta 31 milioni di euro la dotazione finanziaria dei bandi per l'annualità 2014 che prevedono la concessione di aiuti connessi alla superficie aziendale o ai capi di bestiame pubblicati dalla Regione nell'ambito del programma di sviluppo rurale 2014-2020. Gli strumenti di sostegno al settore che segnano l'avvio della nuova programmazione 2014-2020 sono stati illustrati a Catanzaro dall'assessore regionale all'agricoltura Michele Trematerra, dal direttore generale del Dipartimento Agricoltura Giuseppe Zimbalatti e dall'autorità di gestione PSR Calabria Alessandro Zanfino. In particolare la pubblicazione dei bandi che interessa 12.000 agricoltori concerne le misure 211 e 212 11 milioni e 214 20 milioni, entrambe orientate a favorire l'agricoltura in zone montane non, ma caratterizzate da svantaggi naturali, pagamenti agroambientali, agricoltura biologica e salvaguardia della biodiversità animale. Si tratta di olivicoltura in aree ad elevata vulnerabilità ambientale, viticoltura eroica, apicoltura per la salvaguardia della biodiversità, conversione da seminativi e salvaguardia della biodiversità animale. Poniamo in essere questi bandi, come ben vedete, partendo già dalla nuova programmazione, quindi con le risorse comunitarie della nuova programmazione. Abbiamo recuperato un gap che avevamo negli anni passati, basta ricordare che per esempio nel 2010 ancora avevamo ingagliati con i bandi del 2007, quindi con 3 anni di ritardo. Come vedete oggi invece siamo in linea con l'annualità in corso, questo è un segnale importante di un'amministrazione che riesce ad essere nei tempi in linea con quelle che sono le indicazioni che arrivano da Bruxelles. Il nostro impegno, ha detto da parte sua Zimbalatti, è stato rivolto alla necessità di evitare una discontinuità nell'erogazione dei contributi e di non fare mancare così ossigeno al sistema agricolo in un momento di particolare difficoltà economica generale. Le migliaia di famiglie che vivono di agricoltura non avranno modo quindi di dover scontare delle penalizzazioni. La pubblicazione di questi bandi, ha spiegato Zanfino, è la prima azione adottata sulla strada della transizione dal programma di sviluppo rurale 2007-2013 alla nuova programmazione 2014-2020. Si è trattato di lavorare per rendere più agevole il passaggio, evitando i buchi cronologici.